Come so se il nome che ho dato alla mia azienda è corretto? Oggi vi vogliamo raccontare come si crea il nome di un'azienda e soprattutto capire se il nome che ha la vostra azienda è quello corretto. Lo scopriamo insieme analizzando quattro elementi. Elemento numero uno: perché la vostra azienda si chiama così? Qual è il motivo per il quale la vostra azienda, la vostra piccola grande creatura porta quel nome? Io ad esempio lavoro in White Lab, un nome che sicuramente suona bene e si presenta bene, ma c'è molto di più, perché White Lab nasce dal concetto di un laboratorio bianco, laboratorio perché è un progetto di creazione, soprattutto di idee, un laboratorio fatto da artigiani, da professionisti. Un laboratorio bianco, bianco perché non nasconde nulla di quel che fa, si racconta costantemente, non propone nulla di più di quello che può riuscire a fare. E poi bianco è il colore della limpidezza. Ecco, io spero che la vostra azienda abbia una storia simile da raccontare. Elemento numero 2. La vostra azienda racconta nel dettaglio il campo di cui si occupa. Spesso ci si trova di fronte ad aziende che vendono prodotti o propongono servizi, tutte nello stesso identico scenario. Facciamo un esempio. Se io producessi solo miele, dovrei valutare se inserire la parola miele all'interno del mio nome. Questo perché, oltre ad essere il nome del mio prodotto, sarà l'immaginario che creerò nella mente del target. Elemento numero 3. Esistono altre aziende che hanno lo stesso nome, magari competitor o magari ancor peggio competitor nella stessa città? Questo è un errore che spesso si fa, perché a volte i nomi nascono da storie personali, da ispirazioni, il nome del mio primo cagnolino, le unioni delle iniziali dei soci. Ecco, no. Il nome della vostra azienda, non mi stancherò mai di ripeterlo, deve funzionare. E portare lo stesso nome di un nostro competitor, di certo, non è la strada migliore. Elemento numero 4. Cosa compare su Google se cerco quel nome? Spesso capita di non avere più domini disponibili e quindi la mia azienda non potrà avere un dominio e un sito internet coerente col mio nome. Altre volte invece l'indicizzazione da parte di competitor è così forte che il mio sito internet non uscirà nemmeno per chi cerca il mio nome. E questo ovviamente creerà molti problemi in ottica di sviluppo strategico. E allora, sei certo che il nome della tua azienda possa funzionare? Articolo 4.2. Elemento numero 4. Cosa succede? Cosa compare su Google? E il vostro nome funziona? Scrivetelo nei commenti. Sì, no.